Sostituzione Infissi Detrazione 2021. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Sostituire infissi nel 2021 non è mai stato così facile, tra virgolette, perché i problemi rimangono. Però le detrazioni statali permettono tantissimi vantaggi. Si può scegliere tra ecobonus 50% all'interno del 65, ma per gli infissi ti ricordo che vale 50, 50% ristrutturazione edilizia più semplice con meno massimali, meno problemi di massimali di spese massime per metro quadrato, oppure ecobonus 110%, più complesso e utilizzabile solo se prima degli infissi vengono fatti altri lavori più importanti, i cosiddetti lavori trainanti, ovvero ad esempio degli impianti o dei cappotti. I problemi che ti accennavo all'inizio del video non sono tanto quale soluzione scegliere per gli incentivi, ma il metodo che si vuole utilizzare per sostituire i serramenti. Perché è vero che mi risparmio tanto, ma devo essere anche sicuro che il lavoro che ho fatto non mi dia problemi nel tempo e quindi non affidarmi al primo che capita, che magari mi vuole mettere su il serramento nuovo appoggiato sopra quelli vecchi, che è una delle cose più sbagliate che si possono fare. E poi scegliere anche il tipo di incentivo giusto, perché già da ecobonus e da ristrutturazione, che sono entrambi al 50%, c'è una grande differenza. E un consiglio sbagliato in questo senso ti rischia di fare perdere tantissimi soldi che invece avresti preso in un altro modo. Se vuoi sapere di più, se vuoi approfondire attraverso una consulenza personalizzata per il tuo caso specifico, puoi valerti del servizio di consulenza che ho messo a disposizione per tutti quei clienti che non posso servire direttamente, dove posso dare dei consigli disinteressati su quale soluzioni è meglio adottare, quale tipo di incentivo statale e quale preventivo scegliere se hai già fatto dei preventivi. Se vuoi sapere di più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza. Ciao e al prossimo video!